Macchina in bocca ora alla retta opposta alle tribune, il lancio ormai imminente, la macchina prossima a staccare lo fa in questo istante con Rockstar B lungo la corda all'esterno, Renuca e Rouen Pest TFT dalla seconda fila è veloce, Ridda di Azzurra, Rockstar allo steccato, difende la posizione, a largo c'è Renuca in... seconda posizione allo steccato Ridda di Azzurra, poi ancora alla corda Rambo ZS allo steccato, mentre a largo nella scia di Renuca è Rue Varenne, in terza ruota risale Rochelle, la segue Ralph Lauren, Rochelle va su Rockstar B, 14 primi 200, adesso i 600 iniziali di Rockstar in 44.1, Rochelle all'esterno, in terza viaggia Ralph Lauren, lungo lo steccato Ridda di Azzurra, largo Renuca Ferm, poi ancora alla corda Rambo ZS, seguito da Rhythm and Blues, 58.7 sul mio cronometro per i primi 800 metri, in bocco della retta opposta alle tribune, con in vantaggio sempre Rockstar B, Rochelle al largo, Ridda in corda, poi Rambo all'esterno, lo scatto di Roxanne Barr che risale posizioni, intanto Rockstar è sempre in vantaggio, Ridda al largo, Rochelle in terza, all'esterno, in terza ruota Roxanne Barr, mancano 400 alla conclusione con la problemi per Rue Varenne che sbaglia, problemi anche per Rochelle, allora Rockstar al comando, Ridda di rincalzo, termine della piegata conclusiva, Rockstar al comando, Ridda di Azzurra che si affaccia, poi Rambo, Rockstar, Ridda, Rambo che chiude bene a centropista, Rambo ZS nel finale, è Rambo che prende la meglio, Ridda è seconda, poi Rockstar, Rhythm and Blues e Renuca Ferm. Rambo ZS, un bel rientro torinese, poi il primo alloro classico per questo erede di Bruccione Jet, plasmato con grande mestiere da Walter Zanetti che neanche proprietario, guardate che gran finale ha messo in campo Rambo ZS, Andrea Farolfi nell'intervista ce l'aveva detto, speriamo si adatti alla pista e Rambo con grande professionalità si è adattato benissimo all'anello di Firenze e ha vinto questo 67esimo Gran Premio Etruria con Andrea Farolfi per il training di Walter Zanetti, la proprietà sempre di Walter Zanetti. Sul mio cronometro io ho 1.58.8, 1.14.2 è il riferimento ufficiale.